tutti e si dovrebbe connettersi anche. Esatto, ciao Massimo. Eccomi. Grazie Ciao, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito di oggi. Scusa il leggero ritardo. Introduco brevemente cos'è i Rosemember Sleep, cosa sono i Global Shapers e poi ti lascio la parola per presentarti a tua volta. Allora, io sono Teresa, faccio parte dei Global Shapers di Torino. I Global Shapers sono un'associazione giovanile nata per iniziativa del World Economic Forum. Siamo oggi 400 hub in tutto il mondo e siamo presenti in 9 città italiane. Promuoviamo progetti ad impatto locale nelle nostre comunità e Heroes Never Sleep ne è un esempio. È un progetto che coinvolge tutti gli hub italiani e che vuole dare voce a quegli appunto local heroes che non dormono mai e che con il loro operato, con le loro iniziative, promuovono e creano consapevolezza sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. Per ora, non potendo fare eventi e conferenze come avevamo programmato, diamo voce ai local heroes tramite i social media. Oggi abbiamo con noi Massimo Temporelli, ti ringrazio tantissimo, siamo onorati di averti con noi. Ti lascio la parola, ti lascio presentare chi sei, cosa fai, soprattutto per chi non ti conosce ancora. Grazie Terry. Beh, innanzitutto lasciatemi dire che è un piacere per me essere qua. Tutto ciò che è innovazione tecnologica e sociale, e mi sembra che voi la esprimiate al massimo, quindi soprattutto quando arriva dai giovani, magari abbiamo il tempo poi di spiegare perché sono così affezionato ai giovani. Per me è un'occasione di gioia e di partecipazione, di condivisione. Quindi sono felice di essere vostro ospite. Ma chi sono? Io spesso mi definisco come Homo sapiens, un po' provocatoriamente, perché negli ultimi anni, un po' perché siamo figli della cultura americana, delle start-up americane, tutti mettono nel loro biglietto da visita la parola specialist, no? E io, non essendo specializzato in nulla, io sono un fisico, lavoro nell'ambito del design, insegno antropologia, mi occupo di divulgazione scientifica. Quindi faccio un po' un melting pot di tante cose e credo che questa sia la caratteristica della nostra specie, no? Che una volta, prima delle rivoluzioni scientifiche, di cui sono fiero e orgoglioso che la nostra specie abbia fatto, le rivoluzioni industriali, però noi Homo sapiens eravamo in grado di fare un po' tutto, no? Ma anche senza andare troppo lontano nel tempo, fin nel 600 le persone come me, laureate in fisica, si chiamavano filosofi naturali, cioè si occupavano della filosofia, ma allo stesso tempo anche della scienza, no? Che è quella che poi sarebbe diventata la scienza. Poi abbiamo diviso i saperi, abbiamo iperspecializzato le conoscenze, sacrosanto e giustissimo. Ma oggi mi sembra lecito cominciare a pensare che servano dei generalisti, delle persone che siano in grado di occuparsi, oltre che delle singole discipline, anche di connettere queste discipline. E da lì mi sono inventato questo mio biglietto da visita, con scritto Massimo Temporelli, Homo Sapiens. Poi in realtà mi occupo di stampa 3D, ho un laboratorio, ho fondato insieme a Francesco Colorni e a Bernardo Gamucci un laboratorio di fabbricazione digitale, insegno antropologia all'università, scrivo libri, mi occupo di scienza, quindi faccio delle cose, ma mi piacerebbe promuovere quello spirito generalista, così lo chiamerebbero chi si occupa di questi temi, che oggi manca un po'. Fatto salvo che serve comunque lo specialista, mi piacerebbe vedere nascere una nuova generazione di professionisti, un nuovo approccio al mondo del lavoro, che è questo di tenere insieme tutta questa complessità. Ecco, questo sono io in breve, con una Infatti, biografia. per dirti, quando abbiamo detto ok, Massimo fa la diretta con noi, abbiamo guardato un po' tutte le cose che fai e mi ha detto su quale argomento possiamo intervistarlo perché sono tantissimi. Però, Tutte fatte male, ma sono tante, vero? no, assolutamente no. Allora, Massimo, hai citato il laboratorio che hai fondato, The Fab Lab, l'hai fondato nel 2013, se non sbaglio. Come è nata questa tua volontà? Come mai hai deciso di fondare appunto un laboratorio condiviso di fabbricazione digitale? Tu sei di Torino? Sì, Beh, sì, sì. allora tutto nasce a Torino, non lo dico solo perché ci sei tu.
Ma tutto è nato a Torino nel 2011. Il 2011, se ricordate, forse tu sei molto giovane, eri piccolina a quell'epoca, però nel 2011, 9 anni fa, furono celebrati i 150 anni dell'Unità d'Italia. E alle OGR, Officine Grande Riparazione, che oggi sono un posto fighissimo, super cool, all'epoca erano poco più che una ex rimessa ferroviaria, un grosso posto industriale del passato. Il primo grosso evento delle OGR fu proprio la celebrazione di questi 150 anni dell'Unità d'Italia. Io curavo per un'azienda della vostra città nazionale, che è Superga, che fa le scarpe da ginnastica, una mostra che celebrava la storia del caucciù e della gomma. Io mi occupavo all'epoca di museologia, studiai, allestii, progettai questa mostra, e nelle pause allestitive io facevo il giro per i vari padiglioni, no? Che celebravano la storia dell'Italia. A un certo punto, camminando in queste navate, sbucai in quella che fu chiamata Stazione Futuro, cioè l'idea dell'Italia che sarebbe stata, no? Non quella che fu, ma quella che sarebbe stata. Allora sono stato affascinato dalla luce che c'era in quest'area. Prima era un po' tutto più buio, più retrospettivo, malinconico, nostalgico. Invece in quest'area era tutto bianco, tutto moderno, e vidi una stampante 3D. Per la prima volta nella mia vita, era il 2011, ne avevo visto su YouTube, avevo visto fotografie, ma mai dal vivo. E quando vidi questa stampante, ebbi una sorta di illuminazione. Un'illuminazione, io che sono laico e non credo nelle illuminazioni, diciamo, religiose, ho pensato che questa illuminazione fosse scaturita dal fatto che varie parti del mio cervello, varie sinapsi, quella del mio passato, l'artigianato dei miei nonni, di mio padre, i miei studi di scienziato a fisica, ma anche la mia passione per l'innovazione, tutte queste aree che erano separate si sono connesse insieme, perché nella stampante 3D c'è progettazione, innovazione, artigianato, matematica, chimica, fisica, elettronica, informatica, tutto insieme. E non solo, ma anche le professioni che c'erano intorno a quella prima stampante 3D mi convincevano che fosse appunto un approccio multidisciplinare, perché c'erano designer, ingegneri, matematici, elettronici. Allora, non so come, ma ho capito che quella macchina, quella stampante 3D, avrebbe fatto parte della mia vita. E mannaggia a me, oggi sono immerso dalle stampanti 3D. Ma perché appunto, al di là della tecnologia, mi affascina l'antropologia, la sociologia che questa macchina crea, no? L'industria umana che può creare. Quindi non per la parte tecnica pura, ma tutto quello che ne scaturisce. Anche perché io all'inizio, quando abbiamo fondato The Fab Lab insieme a Francesco e ai miei primi collaboratori, mi occupavo della stampa 3D, mi occupavo di prendere in carico i file, ma poi ho smesso di farlo, primo perché mi viene male, secondo perché poi ci sono persone più brave di me che abbiamo assunto via via e che oggi si occupano di quello. Però diciamo che ancora oggi la stampante 3D, per quanto siano passati 10 anni, mi affascina ancora, perché ha molto da dire, ancora tantissime cose da dire. Bene, a proposito di stampanti 3D, anzi parliamo adesso di valvola 3D, si è parlato di Fab Lab in questo periodo Covid, perché insieme ad altre due aziende avete collaborato, poi magari tu ci spieghi meglio, avete collaborato alla produzione di valvole 3D utilizzate in alcuni respiratori che servivano per alcuni ospedali per far respirare i pazienti Covid, perché dell'emergenza mancavano queste valvole e hanno contattato voi perché in 448 avete potuto molto rapidamente fornirgliele. Sì. Vuoi raccontare un po' come è nata questa collaborazione? Sì, questa è una delle storie più belle riguardanti la stampa 3D. Io ho avuto la fortuna di essere nel gruppo di persone, io ho innescato il processo, poi se ne sono occupate altre persone nel territorio di cui adesso parlerò. Però fondamentalmente io da 2 anni mi occupo di diffusione della cultura tecnologica, scientifica in Brescia, nel territorio bresciano, grazie a una collaborazione col giornale di Brescia e con Talent Garden. Vado nelle scuole tecniche a raccontare come queste nuove tecnologie possano veramente cambiare il business dei vari territori italiani, e in particolare quello bresciano. L'ho ripetuto talmente tante volte questo concetto, mostrando e portando le stampanti 3D in classe nelle varie scuole, insieme al giornale di Brescia, che la direttrice del giornale di Brescia probabilmente
l'ha imparata a memoria, l'ha capita, insomma, mi aveva sentito dire 20 volte. E il giovedì 12 marzo lei era stata invitata all'ospedale di Chiari, in provincia di Brescia, perché le valvole Venturi, così chiamate, di un dispositivo per far respirare i malati di Covid, stavano esaurendo nei magazzini dell'ospedale. La giornalista è stata chiamata per diramare un comunicato dicendo agli altri ospedali: per favore aiutateci, sennò qua la gente domani muore. Ma lei, vedendo questa cosa e capendo che anche gli altri ospedali avrebbero avuto lo stesso problema, mi ha chiamato venerdì 13 marzo, me lo ricordo ancora, eravamo all'inizio del lockdown, mi ricordo che già dormivo più del dovuto, erano le 8:15, ma ero ancora nel letto, mi ha chiamato e aveva la voce strana, non allegra, no? Sapendo della situazione me l'aspettavo, ma era veramente disperata. Diceva: Massimo, ti mando una foto via WhatsApp, ti prego dimmi se si può stampare 3D sta cosa, visto che tu dici che tutto è possibile con la stampante 3D, perché qua stiamo finendo le valvole, da domani i nostri pazienti moriranno. Allora io ripeto, come dicevo prima, non sono più un esperto di stampa 3D, nel senso che non me ne occupo tutti i giorni, però guardando la geometria della valvola ho capito che la valvola era stampabile, perché era abbastanza semplice. E quindi ho prima contattato i miei soci, i miei collaboratori a Milano, che erano anche loro a casa, ma poi abbiamo per fortuna trovato una persona che si chiama Cristian Fracassi di Brescia, anche lui esperto di stampa 3D, laureato in ingegneria e poi con un postdottorato in in scienza dei materiali, era la persona giusta per andare all'ospedale e proseguire questa avventura. Gli è stato dato mandato, è andato all'ospedale, ha ritirato la valvola, ha fatto reverse engineering, ha ottenuto il file e ha stampato, pensate, questo era alle 8:15 del mattino, alle 2:15, quindi 6 ore dopo, avevamo già il prototipo della valvola. Se guardate sul mio profilo Instagram o sul mio profilo di Facebook, vedrete la foto, erano due valvole gialle, una l'originale e l'altra il prototipo. È stato validato dall'ingegneria clinica all'interno dell'ospedale di Chiari e il giorno dopo sono state stampate 100 valvole, questa volta con una stampante più professionale. Da allora, tra Milano e Brescia, ne avremo stampate 1 migliaio, facendo sopravvivere, credo, adesso sparo dei numeri, però decine di migliaia di persone, perché non era finita la fornitura, ma questo ci insegna molto altro. Sì, infatti stavo per dire, tu parli sempre di tecnologia umanizzante, di come la tecnologia umanizza e che non è assolutamente il contrario, ma la tecnologia è il driver dell'umanità, e questo è proprio un esempio perfetto, secondo me. Tra l'altro, ne approfitto per dire, hai fatto un bellissimo discorso nel TED Talk di Torino quando sei venuto qua a febbraio, un discorso che invito tutti ad andare a sentire su YouTube, perché è veramente bellissimo. E qui hai parlato proprio del fatto che sei convinto del fatto che la tecnologia umanizza e non è il contrario, quindi questo concetto l'hai voluto proprio esprimere molto bene. Sì, mi fa sempre strano doverlo dire, però è meglio ripeterlo, non perché me lo chieda tu, perché guardatevi intorno in questo momento, ovunque voi siate, tanto non sarete come me all'aperto, sarete in casa, no? Io sono con la fortuna di avere un giardino a casa dei miei suoceri e sono all'aperto, ma noi siamo tecnologia, noi viviamo di tecnologia. I muri non sono naturali, il tetto non è naturale, la scrivania non è naturale, o meglio, per me la tecnologia sono tutte quelle cose che in natura non ci sono. Un albero è naturale, un prato è naturale, ma già il prato dove sono io è tecnologico, perché non esiste in natura un prato monocultura, tutto, no? Ecco, allora noi viviamo in mezzo alla tecnologia, le nostre azioni sono guidate dalla tecnologia, i nostri pensieri sono guidati dalla tecnologia. Quindi il mio TED Talk e soprattutto quello che possiamo imparare da questa storia delle valvole è che la tecnologia è parte della nostra umanità, ma e ogni azione che facciamo verso gli altri umani ha a che fare con la tecnologia. Provare la febbre a un bambino, senza arrivare alle valvole che possono, no? O dar del cibo a un bambino, il cucchiaio non è naturale, lo scaldare il cibo col forno non è naturale, il fare il mini pimer non è naturale, cioè noi, il casino è che noi poi naturalizziamo tutte quelle tecnologie che noi incontriamo alla nostra nascita, per cui tutto quello che esisteva già, gli occhiali, la casa, l'acqua, pensate, molti mi dicono: ah, senza la tecnologia digitale saremmo spacciati.
Ma pensate senza la luce elettrica, senza il gas, senza il riscaldamento, senza la casa, senza le automobili che ci portano il cibo, senza cioè, noi siamo completamente tecnologizzati. Ecco, a molti umani che oggi dicono, ah, la tecnologia disumanizza, dobbiamo dire con forza che la tecnologia non solo umanizza, ma ci salva anche la vita, ci permette di comunicare, ci permette di mangiare pur stando a casa, ci permette di scaldarci anche se fuori piove. Quindi demonizzare la tecnologia è stupido, è giusto discuterne, e questo lo state facendo voi, pensando che il mondo vada ridisegnato anche in funzione dell'inquinamento e dell'impatto che abbiamo, ed è fondamentale, ma non possiamo farne a meno. Quindi discutiamone, ripensiamoci, ma integriamo la tecnologia nelle nostre azioni umane, mantenendo una leadership su questo pianeta un po' più sostenibile, no? Io non voglio essere mangiato da un leone, è giusto che i leoni non mangino i miei figli, e quindi è giusto che ci siano le frecce, le pistole, che ci siano i cancelli, che ci siano, ma dobbiamo rispettare gli ecosistemi, e questo lo stiamo capendo nel XXI secolo. Esatto. E a proposito di questo rapporto tra tecnologia, creatività, umanità, pensi che il Covid abbia in qualche modo avuto delle, cioè avrà delle conseguenze su questo rapporto? Ti aspetti dei cambiamenti nella fase 2, nei prossimi mesi? Cosa secondo te ha avuto qualche ripercussione o no? Allora, io vado dicendo da quando è scoppiata questa pandemia che l'uomo non si fa piegare da un virus, per quanto siamo in una situazione molto critica e grave. Però l'Homo sapiens, la nostra specie, è sopravvissuta a cose molto peggiori di questa. Senza andare troppo lontano, nel 1919 la Spagnola ha ucciso quasi 50 milioni di persone al mondo, cioè stiamo parlando di una quantità di persone molto, ma molto più grossa di quella di questo virus, sapendo che appunto è la tecnologia che oggi ci permette di restare in vita. Pensate che 90.000 anni fa ci fu una grossa esplosione vicino al lago di Toba, un vulcano esplose e liberò una quantità di polvere tale che la temperatura si abbassò talmente tanto che morirono quasi tutti gli umani presenti sulla Terra. Secondo gli studi del DNA ne sono rimaste poche migliaia, eppure queste poche migliaia hanno ridato vita all'Homo sapiens. Quindi se vi state preoccupando per la vostra specie, per la nostra specie, non preoccupatevi, l'Homo sapiens supera qualunque crisi, si trasforma e migliora. Diciamo che antropologicamente resteremo noi stessi, socialmente, cioè l'Homo sapiens rimarrà un uomo, una donna che avrà voglia di stare insieme agli altri, ottimista, fiducioso, mediamente, che guarda il futuro con ottimismo e non ci piegherà questa cosa. Socialmente devo dire che nei prossimi mesi risentiremo della fiducia rispetto all'altro, la paura del contatto, però non facciamoci intimorire da questa paura che è sacrosanta, è una preoccupazione giusta, ci deve permettere di mantenere le distanze e quindi di salvarci, ma poi torneremo a essere quello che siamo, degli esseri individuali ma sociali, con la voglia di stare insieme, di condividere, di pranzare, di cenare, di abbracciarci, di ballare insieme. E questo io credo che tornerà a essere la norma al più presto. Meno male. Avevo anche letto che sei un ottimista nella vita. Bene, abbiamo bisogno di persone come te. Ascolta, mentre ci sono, che vedo una domanda davanti a me dei Global Shapers di Roma, te la faccio subito. Vai. Poi faccio la mia ultima domanda. Allora, la domanda è: in quali altri ambiti riuscite a vedere l'integrazione delle stampanti 3D nella vita quotidiana? E quali potrebbero essere i vantaggi rispetto ad una produzione di massa? Bella domanda, grazie. Allora, ormai la stampante... Allora, diciamo che io ho vissuto un doppio hype. Il primo hype è stato nel 2012-2013, quando ho aperto il Fab Lab, sono andato in televisione, ho fatto un programma col grande Giovanni Muciaccia. Quindi dal 2013-2014-2015 la stampa 3D ha avuto un boom. Tutti si aspettavano che la stampante 3D avrebbe cambiato il mondo. Non è stato così. Ed è giusto che non sia stato così. Perché la stampante 3D è uno strumento, tra gli strumenti, ma è un nuovo strumento. Quindi adesso con questo nuovo caso, Covid e le valvole e le maschere di Decathlon modificate, nuovo hype. Ma
guardate che io conosco 300-400 persone, solo io, che lavorano da anni nel mondo della stampa 3D, nell'automotive, nella gioielleria, nella odontiatria, nella moda, quindi è già una realtà, è veramente, ma professionale, professionalizzante, in cui si fanno anche tanti soldi, basta saperla usare bene, studiare e imparare a usarla bene. Quindi esiste già la possibilità di usare la stampante 3D in tanti ambiti, veramente tanti ambiti, il metallo, le gomme, veramente non ci sono limiti. Dobbiamo dire che appunto è diventata una cosa normale, cioè ormai quella rivoluzione è evoluzione, si sta evolvendo in tanti campi. Quindi chi fosse interessato a sviluppare queste skill all'interno di queste nicchie, ma anche abbastanza grosse, di digital fabrication, lo può fare. Perché è vantaggiosa? In primis perché la produzione naturale, quella industriale novecentesca, diciamo, prevede grossi lotti. Se io devo stampare il tuo paio d'occhiali, Terry, devo averne almeno da fare 20.000, 10.000, perché diventi conveniente. Cioè devo fare uno stampo in metallo dentro la quale poi io vado a a iniettare la plastica. Lo stampo in metallo costa 10-20.000 euro, quindi io devo già venderne un tot per andare a break even, dicono, no, gli industriali, e poi cominciare a guadagnare. Ma se io devo farne 100, se ne voglio vendere 200, oppure se ho un mercato di 200, come posso fare? Ecco, la stampa 3D è una risposta a questa domanda. Posso coprire piccole quote di mercato con prodotti personalizzati o a piccoli lotti. Secondo vantaggio: ma perché dobbiamo produrre in Cina o in Bulgaria o in Italia e distribuire la merce in giro per il mondo, quando noi possiamo trasferire l'informazione della merce e poi produrre la merce laddove viene consumata? Quindi io posso trasferire il file del tuo paio d'occhiali in Cina e farlo produrre ai cinesi per i cinesi. Quindi è una produzione a chilometro zero. Cosa prevede questo? Che tu non fai magazzino, non spendi soldi per il trasporto, ma non solo, puoi personalizzare l'occhiale in funzione del profilo del cliente o del gusto del cliente, mettendo di nuovo finalmente in relazione il consumatore con il produttore. E questo secondo me deve avvenire nel prossimo futuro nelle città. Cioè le città, i punti vendita devono tornare a essere punti di produzione, punti di incontro tra il cliente e il produttore o il venditore. Perché? Perché sennò che senso ha per voi giovani, lo dico per le mie figlie, andare a fare la spesa? Ma che cosa? A prendere una scatoletta di tonno e metterla nel carrello? Ma quello lo fa Amazon con i robot dentro i suoi magazzini e me lo spedisce con un furgone elettrico, magari robotizzato, fino a casa. Che valore ha che vada io? Zero. Né per me, né per la commessa, né per il cassiere ha un valore. Il valore deve essere nel punto vendita, se io posso coprogettare con il venditore o con il produttore l'oggetto che io voglio comprarmi. Ma se lo fai col digitale puoi scalare il modello in tutto il mondo. Quindi secondo me ne vedremo delle belle nel prossimo futuro. Benissimo. Ti faccio ancora una domanda. Ti avevo anticipato prima quando ci siamo sentiti che se avevo tempo volevo fartela. Vai. Allora, ti ho seguito in una tua diretta in questi giorni che hai fatto sulla tua pagina. Stiamo assistendo alla politica in questi giorni che si affianca alla scienza per prendere decisioni complesse per l'intero paese. Sentiamo tante cose da tanti esperti con pochissime certezze, perché poche le certezze sono in questo momento. Secondo te avrebbe senso avere una voce ufficiale della scienza in modo univoco ufficiale, soprattutto per parlare alla gente comune che poco ne sa di tutti questi argomenti, anche a volte troppo tecnici? Sì, verrò linciato. L'ho detto l'altro giorno. No, perché è un tema complesso. No, ma poi siete buoni giovani. No, però c'è tutto il mondo dei baronati scientifici. Allora, la scienza si muove, evolve grazie alle discussioni interne alla scienza, e quindi è sacrosanto ed è giusto che la scienza abbia più voci. Senza le più voci non saremmo quello che siamo, noi scienziati.
Però devo dire, ed è la mia proposta, ma non prenderà mai piede, credo, perché ognuno di noi pensa di avere la soluzione giusta, no? Come scienziati. Io dico, ma un cittadino che si è anche laureato in economia o si è laureato in giurisprudenza, che cosa vuole? Ma anch'io ho laureato in fisica, come faccio a capire qual è la fonte giusta da ascoltare? Quando io leggo premio Nobel per avere isolato il virus dell'HIV e mi parla di un virus, io penso che quel premio Nobel, mi riferisco a Montagnier, sia la fonte più autorevole che esista al mondo. E poi scopri che ha detto una stupidata. Poi senti la primaria del Sacco, anche lei, cavolo, primaria del Sacco, l'ospedale, uno degli ospedali più importanti in Lombardia, che dice, questa è poco più che un'influenza, e credo che sia giusto. E poi scopri che è una grandissima stupidata. Poi quell'altro ti dice un'altra cosa, è un altro. Allora io dico, mi pongo la domanda, ma il cittadino oggi deve essere sottoposto a questo stress di selezionare la notizia giusta quando potrebbe selezionarla la comunità scientifica, sapendo che nel frattempo all'interno della comunità scientifica debbano esistere più voci, ma a quando va in televisione ci deve essere un portavoce che dice ad oggi noi sappiamo questo per certo, che il virus è bla bla bla, che beh, ne stiamo discutendo tra di noi, vi diciamo questo. Beh, perché il problema se no è che giustamente chi parlava con me quel giorno, che è Luciano Canova, che è un amico, lui dice, beh però il cittadino deve sapere, no? Io devo informarmi e selezionarne, ma chi di noi ha il tempo? Adesso nella realtà, se io dovessi informarmi sul nucleare, sui virus, sulla climatologia, sull'impatto delle batterie elettriche, sul 5G, su... Io impazzirei. Allora ho bisogno dalla scienza. Soprattutto se per ogni devi guardare la fonte che cosa hanno per, cioè, diciamo, che autorevolezza hanno per dire determinate cose. Ma sì, ma perché poi l'autorevolezza, il caso più emblematico è stato quello di Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica, per aver scoperto nell'82 la particella Z0, quindi un luminare della fisica particellare, che ha detto tra le righe, ma neanche troppo, che la climatologia si sbagliava, che in realtà non stiamo vivendo un riscaldamento globale, no? Questo lo disse qualche anno fa. E uno dice, cavolo, il premio Nobel per la fisica avrà ragione. E molti stupidi, devo dire, gli hanno creduto, hanno cominciato a dire, ma se lo dice Carlo Rubbia, gli altri scienziati stanno dicendo delle panzane, no? Il riscaldamento globale non è vero, non è reale, è solo un cambio naturale. Perché l'ha detto un premio Nobel. Allora, però state attenti, cioè, dobbiamo stare attenti, cioè, ogni uomo, ogni scienziato, per quello che dicevo prima, è iper specializzato e quindi può parlare solo del suo campo. Quindi Rubbia, in teoria, potrebbe dare, e non è neanche vero, potrebbe dire delle cose vere solo sulle particelle, ma l'avrebbe potuto dire sulla Z0 nell'82, già nell'84, su quella stessa particella, altri scienziati l'hanno superato. Allora, quello che dico, ma sarà difficile da portare avanti, è perché la scienza in primis non impara a dialogare meglio col pubblico e poi non crea una sorta di sovrastruttura, anche sovranazionale, che dialoghi con il pubblico su temi complessi ma che vengano semplificati. Poi, se io voglio approfondire, devo andare dentro la community e sentirli discutere. Ma quello che mi arriva deve essere un qualcosa di condiviso o il più condiviso possibile. Certo, certo. E quello che sta accadendo al giorno d'oggi è assolutamente un esempio di quello che stai dicendo. Quindi concordo con te. Va bene. Ho visto un sacco di domande, se vogliamo pescarne qualcuna, se no... Una te l'ho già fatta, l'altra... No, ho visto uno che chiedeva se avessimo... se altre stampanti... altre avessero stampato in giro per l'Italia, esatto, sì. Siete stati gli unici a stampare 3D valvole in Italia, ancora questa domanda. No, allora, le valvole sì, le abbiamo stampate a Brescia e a Milano perché la complessità della geometria... o meglio la complessità della geometria, la pericolosità di rilasciare open source quel file era troppo alta. Mentre il secondo progetto, sempre partito da Brescia, che è quello delle maschere di Decathlon, è stato rilasciato open source e tantissimi Fab Lab e tantissimi makerspace in giro per l'Italia hanno contribuito a stampare le valvole che poi sono state adottate nei vari ospedali con le maschere per far respirare il... Attualmente ci sono tanti progetti
condivisi su vari repository, uno in particolare quello della Maker Faire, dove si possono trovare tanti file e dove gli ospedali possono richiedere le strumentazioni. Ma incrociando le dita, il problema più grosso adesso è quello del sovraffollamento degli ospedali e quindi la carenza di materiale sanitario per gli ospedali sta piano piano scemando. Anche noi ne stampiamo sempre meno. Adesso per Bergamo stiamo stampando delle fascette per la testa per non tagliare le orecchie agli infermieri, ma lo comunicheremo a breve. Quindi sì, è stato bello perché è stato un percorso condiviso in tutta Italia, però adesso è finita, speriamo. Davvero, incrociamo le dita. Non ho visto altre domande. Una persona dice ci sarebbe l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Forse sì, sì. Non riuscirebbe forse per tutti i paesi. Sì, però, ma infatti c'è l'Istituto Italiano di Sanità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, poi c'è la Regione e poi c'è il primato. E che si mette, ripeto, con tutto il dolore che mi provoca questa frase, che si mettessero d'accordo. Boccia, il ministro, ha detto ci devono dare risposte certe. È un errore madornale dire una cosa così, perché la scienza non ha risposte certe, non ha certezze, continua a mettere in discussione se stessa. Però quello che dico è, ad oggi la scienza, quindi non l'OMS, la scienza vuol dire la somma di tutti gli scienziati, cosa risponderebbe a un cittadino che chiede qual è la permanenza del virus sul cartone? Dateci una risposta, ma non perché ce ne sia una, ce ne saranno mille, ma la più certa, la più probabile è questa. Domani la metteremo in discussione, ma secondo me è sbagliato che l'OMS non si coordini con l'Istituto Italiano di Sanità e che non si coordini con la regione, che non si coordini col primario, che non si coordini con l'infermiere. Ci deve essere una visione comune, che poi dentro sia discussa, va benissimo ed è sacrosanto, ma il cittadino non può sentire 10 voci diverse, se no non capisce più niente. E secondo me questo caso ci deve aiutare per le prossime crisi che supereremo, in particolare quella della climatologia, no? La macchina elettrica, io volevo comprarne una, però guarda che le batterie inquinano di più del... Oddio, ho detto, oh, no, sto sbagliando. Poi il 5G, allora, ci dite per favore ogni singolo settore qual è quello che sa oggi la scienza. La batteria elettrica è inquinante più o meno del petrolio che ci sarà una risposta. La scienza, ripeto, non potrà dare risposte, ma può fare i calcoli. Facciamo tutti i calcoli, tiriamo fuori delle teorie che il cittadino possa, da una fonte unica, ricevere. Certo, ti faccio l'ultimissima domanda. Vai. Come dobbiamo uscire da questa emergenza? Dobbiamo uscire ancora più carichi, più creativi, immagino che tu mi dirai, più diciamo, con tanta voglia di ricominciare, di essere ancora più, di produrre ancora più di prima. Qual è il tuo consiglio, qual è la tua raccomandazione per il dopo Covid? Allora, allora voi non avrete problemi perché siete in quella categoria di umani che davanti alle crisi e ai cambiamenti si esaltano, no? Fatemi fare il banale dicendo che quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, e qua siamo tra duri. Ma è vero, cioè il momento in cui l'umano si esalta, l'umano vero, non quello che va al traino, è l'umano che è andato negli Stati Uniti passando dallo stretto di Bering, che ha attraversato l'Africa per venire in Europa all'inizio dell'origine dell'Homo sapiens, che si è costruito i primi villaggi, le piramidi, cioè tutti quegli umani che hanno sognato in grande e che continuano a sognare in grande vinceranno di più nel prossimo periodo, perché è un periodo in cui bisogna ricostruire, no? Rimboccarsi le maniche, progettare e immaginarsi un mondo nuovo. Gli altri soffriranno, cioè tutti coloro che vivevano al traino, quindi non hanno mai provato a inventarsi cose nuove, non hanno mai provato a vivere una situazione di crisi, non essendosi messi in crisi o facendosi delle domande per migliorarsi, soffriranno. Quindi non dico che sia giusto così, però non mi preoccuperei per chi oggi è su Instagram a sentire un matto che parla di che gli eroi non dormono mai, con delle persone che fanno global shapers in giro per il mondo e fanno community. Siete qua, vuol dire che siete giusti per affrontare questa crisi, non in generale. E la crisi è un momento assolutamente meraviglioso, perché, ripeto,
è il momento di massima creatività per gli umani, è sempre stato così e sempre sarà così. Quindi se siete da questa parte vivrete un'epoca straordinaria. È chiaro che ci sarà una parte di umanità che soffrirà, cioè, è chiaro che chi fa l'operaio, chi viveva la giornata magari facendo le pulizie, soffre. Questo non vuol dire che ce ne dobbiamo fregare di queste persone, eh. Dobbiamo aiutarle e sostenerle, però il giusto umano è quello che esplora e continua a cambiare e si mette in discussione. Davanti a una situazione come questa non dico che cambierà poco per lui, ma poco ci manca. Quindi tornerà a lavorare con più forza, con più energia, con ancora più immaginazione. Gli altri soffriranno un po' di più e sta a noi visionari, eroi, innovatori a supportare gli altri, no? A inventarci nuovi business, nuovi modelli, nuove economie, nuove città, perché gli altri possano sopravvivere in un'economia che non può stagnare ma deve essere rilanciata. Assolutamente, questo è la, diciamo, chiudiamo con questo messaggio positivo di forza, esatto, e di speranza per il nostro paese soprattutto. Grazie Massimo, ti ringrazio tantissimo a nome di tutti i Global Shapers italiani che seguono il progetto di Heroes Never Sleep. Ricordiamo a tutti che questa diretta e poi sarà comunque ci sarà la possibilità di guardarla anche su YouTube per chi se la fosse persa adesso e sul nostro canale di Instagram TV che a breve stiamo mettendo. Grazie ancora, magari ci sarà occasione, speriamo di ricollaborare in futuro. Viva, come dici sempre tu, ormai ti sto seguendo. Grazie ancora grazie. Per tutti questi bellissimi messaggi. Buona cena. Grazie. Ciao. Ciao Massimo. Ciao, ciao, grazie a voi. Viva. Ciao. Viva.